Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Diversi di voi mi hanno chiesto di fare un video backstage di quello che è il disastro d'arte pubblicato una settimana fa, che vedete qui a fianco a me. Quindi in questo video andremo a percorrere tutti i punti salienti di questa opera ispirata al mondo di Dragon Ball. Prima di iniziare però, a tutti coloro che sono interessati possono acquistare e scaricare il formato digitale ad un'altissima risoluzione. Stiamo parlando di 5200x3620, qualcosa del genere, su 500 dpi, quindi vi potete sbizzarrire, potete stamparlo su un mega poster e riempirci una parete di casa vostra senza perdere la qualità dell'immagine. Quindi ragazzi, è una bellissima opportunità, eh? Poi tenete in considerazione che questo è anche una forma di sostegno per la mia attività da illustratore che faccio qui sul web. Però rimane il fatto che se il mio pubblico mi sostiene con una donazione, mi sembra doveroso e giusto darvi qualcosa in cambio, ok? E questo è il massimo che posso fare attualmente, ok? Con questi strumenti, con questi siti che ci permettono anche di fare queste cose. Bellissimo. Quindi ringrazio già da ora tutti coloro che investiranno e così via. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo avanti. Come sicuramente saprete già, la protagonista dell'ultimo disastro d'arte, e non solo di quello, è stata la mia preziosa Graphic Gum, che la sto praticamente finendo e sono abbastanza preoccupato, devo ammetterlo. Ho provato a cercarla su internet e anche nei negozi di belle arti, ma niente, non sono riuscito a trovarla. Infatti sto cercando di non usarla troppo perché la voglio conservare per i prossimi capitoli di disastro d'arte, se ce ne saranno, ecco, speriamo. Dipende anche un pochino da quello che è il vostro sostegno, perché bisogna investire tanto tempo, tanti soldi e tanta fatica, ok? So che si trovano altre marche di questa colla speciale, però io voglio la mia Graphic Gum, è come la Nutella, capite? Non è che quando andate al supermercato vi comprate la crema di nocciole della Selex, la spalmella, la sperminella, no, vi comprate proprio la Nutella. E io voglio la mia Nutella, la mia Graphic Gum, ok? Con o senza olio di palma, mi importa una sega. Devo fare di tutto per trovarla e una volta che la troverò vi consiglierò dove acquistarla, così anche voi potete mettere le mani su questo bellissimo prodotto. Basta non ingerirlo, perché qua dice che potete anche morire, però è solamente un piccolo dettaglio. Come prima cosa posso dirvi che il tempo di realizzazione di questo disastro d'arte si aggira intorno alle 40 ore. Ed eravamo in due, io e il buon Matteo Gallo, che mi dà sempre una mano quando devo girare i disastri d'arte e lo ringrazio di cuore, come sempre, perché se non fosse per lui sicuramente non riuscirei a portare lo stesso prodotto finale. È stato abbastanza massacrante girarlo e infatti dopo che ho pubblicato il disastro d'arte ho ricevuto parecchie mail e messaggi privati su Facebook di gente che voleva acquistare l'originale. Ciao Boban, sono interessato alla tela di Dragon Ball, pensavo di darti 100 euro. Sì, 40 ore di lavoro, vieni a casa mia e ti faccio anche scopare mia sorella, che dici? A parte questo, andiamo ad analizzare tutte le fasi di elaborazione e realizzazione. Come prima cosa ho utilizzato una tela 50x70 e l'ho pagata anche abbastanza perché è una di quelle già fra le migliori, ecco. E il primo step è stato quello di realizzare a matita le parti bianche del volto di Goku. E una volta definite queste forme, sono andato a coprire tutto con la Graphic Gum, che una volta asciutto diventa proprio uno strato di gomma, tipo la Vinavil. E ho fatto questo proprio perché una volta verniciata tutta di nero la tela, la Graphic Gum aveva il ruolo di proteggere quelle zone, diciamo quelle forme lì, da quella che è la vernice nera. E la mia intenzione di base è stata proprio quella di creare questo effetto a sorpresa, che purtroppo mi sono leggermente spoilerato ad un certo punto del video, al minuto 4 e 13, 32, non mi ricordo più. Per un istante, mentre io alzo la tela, si vede proprio il riflesso di Goku sotto. Ed essendo proprio in rilievo rispetto a tutto il resto della tela, in controluce si notava parecchio. Però è stato un piccolo errore di distrazione. Apro una parentesi, anche se questo video non è uno spermini alla riscossa e non appartiene a questa tipologia di video, vi voglio citare questo grandissimo commento. Al minuto 4:37 si vede che è stata fatta un'ombra di un nero più scuro del viso di Goku, e questo vuol dire ricalcare e non fare a mano libera il ritratto. Grazie al cazzo! Voglio fare un applauso a questo Sherlock Holmes delle minchiate. Le trova tutte lui. Ricalcare.
io. Ma comunque sì, si notava questo strato lucido rispetto alla tela. Infatti avevo parecchia paura che si notasse quando puntavo la fotocamera dall'alto, cioè perpendicolare al disegno, per poi esportare lo speed painting. Però grazie ad uno strano piazzamento delle luci siamo riusciti ad aggiustare in qualche modo la situazione. Una volta asciugato comunque tutta la parte in nero della tela, ho iniziato a realizzare i personaggi. Inizialmente ho disegnato con questa penna qua, che è tipo il bianchetto, ok? È una penna bianca ad inchiostro, però il risultato veniva una schifezza. E quindi ho deciso di percorrere la strada più difficile. Ho aperto il mio botticino di mi sono sporcato, stranamente. Comunque, ho aperto il mio botticino di colore bianco e andando a immergere la punta nell'acqua e un pochino di colore bianco, ho iniziato a disegnare i personaggi. È stata un'agonia. Impegnativo perché ci ho impiegato il triplo del tempo e la cosa brutta è che dovevo ripassare più volte, perché una volta asciugato lo vedevo leggermente opaco e allora dovevo ricominciare da capo. Un incubo. Sul serio. Però sapete come funziona? Quando arrivi ad una fase di un disegno e sai che sta venendo bene, non puoi fermarti, vuoi veramente portarlo al termine. Ed era il periodo quando pubblicavo meno video proprio perché volevo assolutamente finire quel disegno. Dovevo finirlo. È stato intenso, però ovviamente quando guardi il risultato finale ti senti orgoglioso, ok, di quello che hai fatto. Forse la cosa peggiore e cattiva di questo disastro d'arte è che io, per mantenere questo effetto sorpresa, dovevo disegnarla completamente la tela, capite? Quindi anche dove ci stava la graphic gum. Ho disegnato interi personaggi in quelle zone, però quando disegnavo non ci facevo più caso, nel senso che continuavo a disegnare personaggi e personaggi sbattendomene del fatto che dopo avrei dovuto togliere la graphic gum e svelare le forme sotto. Però questo era il gioco di tutto, doveva essere così, purtroppo. Qui a fianco vedete l'effetto del prima e dopo. Questo è il risultato finale di questa epopea di disastro d'arte che ci ha fatto invecchiare di altri 10 anni, me e Matteo. Vorrei farne tanti altri di questi video e me lo state chiedendo in tantissimi, però ragazzi, non è semplice. Questa cosa io la faccio non perché ho un riscontro monetario impressionante. Con un video così, sì e no, riesco a guadagnare al massimo $30? Praticamente io e Matteo non siamo riusciti manco a pagarci le pizzate che abbiamo fatto durante quelle sere. Però rimane il fatto che questo è una cosa che a me piace fare e voglio fare ed è una passione. E giustamente anche quando c'è gente che ti contatta perché magari è interessato all'originale e ti sminuisce, però non tutti riescono a capire il valore della manualità, della professionalità, della creatività che uno ci deve mettere nel riuscire a creare un'opera del genere. E quindi se alla fine io vedo che c'è anche sostegno da parte vostra per quello che faccio, soprattutto per questi video qua, ovviamente mi invoglierà di più a lavorarci ancora e ancora e proporre altri disastri d'arte, sempre più creativi e magari innovativi, cose che difficilmente riuscireste a vedere qui su YouTube. Quindi dipende tantissimo da me proseguire questa serie, ma dipende anche un po' da voi. Ci vuole tanto lavoro ed impegno e le spese sono molte. Solo la tela ho dovuto pagarla sulle 25 euro, ok, dato che e fra quelle un po' più belle. Se prendevo qualche pataccata di tela rischiavo poi di non spelare via la graphic gum, perché non sempre funziona bene, ecco. Soprattutto quando si crea uno strato di colore e graphic gum assieme, quindi si rischia sempre un pochino di fare cazzate se non hai delle materie prime di qualità. Per il resto, che dirvi, se volete sostenere questo format e vederne altri, trovate nel link in descrizione il mio contatto Selfie per poter acquistare questa tavola e magari se raccogliamo un pochino riusciamo anche ad investire in un prossimo disastro d'arte anche un po' più mastodontico. Io e il buon Matteo saremo pronti a qualsiasi sfida. Per il resto, che dirvi? Grazie mille per la vostra attenzione,
Passate a trovarmi su tutti i miei contatti social. Nel link in descrizione troverete anche l'elenco di alcuni materiali che utilizzo normalmente per disegnare. E, boh, io vi ringrazio per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!